Buonasera, buonasera, ben ritrovati, siamo in diretta. Buonasera, dottoressa. Buonasera dottoressa Bonomo, buonasera Maria, buonasera a tutti voi, buonasera. Aspettiamo un po' che adesso ci raggruppiamo un attimo. Nel frattempo vi diamo di nuovo il benvenuto alla nostra serata di Cibo per la Mente, che come sappiamo è quella che adesso è dedicata alla palestra cognitiva. È il nostro 81esimo Cibo per la Mente oggi, Mamma che mia. abbiamo fatto online ultimamente, visto un po' tutto in realtà, perché noi ormai lavoriamo online da tanto tempo. Pensa Maria, il terzo giovedì di ogni mese dal lontano 2012 che facciamo l'evento Cibo per la Mente. All'inizio lo facevamo in aula, poi adesso ormai da più di un anno trasformato in evento online con la palestra cognitiva. Quindi veramente un impegno notevole che abbiamo sempre avuto con la nostra community, con i curiosi della mente, i curiosi del nostro cervello. Proprio per le persone che vogliono mantenere attivo il cervello a qualsiasi età, quindi molto bene. Esatto. Allora, vediamo intanto se ci scriveteci, se ci sono problemi di audio o di video e se volete intanto salutarci, dirci da dove ci seguite. Se si vede bene, si sente bene, dove siete anche? Da dove siete collegati? Buonasera Maria. Allora, noi siamo a Padova, siamo nel nostro centro clinico, siamo in Brain Care, siamo apparentemente lontane, in realtà siamo vicine di stanza, di ambulatorio, io e la dottoressa Bonomo, io sono nel mio ambulatorio, lei nel suo, abbiamo appena finito di lavorare con i nostri pazienti, con i nostri incontri e quindi siamo qui per voi oggi fino alle 19. Ed è molto bello perché proprio vedete in diretta la location proprio dove lavoriamo, vedete il mio camice qua dietro. Mi devi far fare un tour dello Sì, studio. qualche volta dobbiamo far girare, far ruotare la webcam così da Esatto, far vedere un po'. facciamo un virtual tour insieme. Ma quante persone che ci stanno scrivendo, eccoci qua. Infatti, allora salutiamo intanto, allora salutiamo Elisa, Miriam, abbiamo un po' tutta l'Italia, devo dire, perché abbiamo Lecce, Napoli, Puglia. Buonasera Elisa, a buonasera, tutti. Miriam. Poi Valeria che conosco, Sì. Patrizia, e Mauri da dove scrive? Ah, da Napoli, da Napoli, guardi, eccolo qua. Sì, ha Sì, riscritto, infatti. sì. Ci sono anche persone nuove sempre, quindi mi raccomando, diffondete il verbo della community, diffondete il fatto che questa community cresce sempre di più, il fatto che questi eventi sono gratuiti, che potete portare ospiti curiosi come voi e potete quindi fare in modo che più persone allenino la loro mente, il loro cervello. Salutiamo anche Mauretta che ci scrive da Parma, ci segue Ah, da Parma. bene, ottimo. Noi siamo a Padova, qui siamo a Padova. Beh, tanto che ci siamo, guarda, faccio fare un virtual tour del mio studio. Questo è il Ecco, mio laboratorio dove ormai si usa lavoro. così anche nei musei, quindi. Esatto. Questi sono i disegni dei miei pazienti, i miei diplomi, certificato di laurea e quant'altro, questi sono i disegni dei miei pazienti, ve li faccio vedere, ci sono anche i disegni di Federico Fellini, oggi siamo qui, quindi dai, tanto che aspettiamo, ne approfittiamo. E poi faccio fare un altro virtual tour dall'altra parte, ecco, queste sono opere d'arte di tutti i miei pazienti, che sono molto generosi e quindi condividono le loro opere d'arte con tutti noi, quindi se venite a Padova anche voi potrete vedere le opere d'arte. Anche Anche l'opera modo d'arte che è più. dietro la dottoressa Bonomo è l'opera proprio di un mio paziente, che mi è così tanto piaciuta che addirittura ho acquistato, quindi il mio paziente Forse di qua la vedete un po' meglio. è esatto, quindi bene, abbiamo Siamo un po' fatto anche circondati questo. dalla creatività, che poi è Esatto. anche l'argomento di oggi. Infatti, cosa dici Maria? Partiamo con oggi, Direi quindi di sì, mi iniziamo. pare che abbiamo avuto conferma che ci sentono tutti bene, ci vedono bene, quindi io andrei. Le lascio la Perfetto. parola volentieri. Allora ti introduco, dopo vai avanti tu benissimo. Allora oggi, come diceva giustamente Maria, parliamo di creatività, parliamo di fare le cose in modo diverso. Che cos'è la creatività? La creatività è risolvere un problema in un modo insolito, in un modo nuovo.
e tutti noi possiamo diventare creativi, possiamo diventare artisti, perché qualsiasi cosa nella vita noi facciamo, se la facciamo diversamente, diventiamo creativi, diventiamo artisti. Possiamo essere artisti nel cucinare, artisti nel lavorare, artisti nel anche sistemare i mobili nella stanza. Quindi ogni cosa la possiamo fare in una modalità diversa e più funzionale ogni giorno. Bene, la creatività, tra l'altro, è una forma, diciamo, una abilità cognitiva molto importante che ci permette anche di memorizzare meglio. Infatti vedremo la creatività, vero Maria, oggi, applicata proprio alla memorizzazione. Se noi affrontiamo un problema, un argomento e vediamo uno stimolo visivo, uditivo, uno stimolo ambientale da tanti punti di vista e vediamo, diciamo, tutte le associazioni logiche che ci possono proprio venire con questo stimolo rispetto a ciò che lo stimolo può diciamo essere utilizzato, può essere pensato, può essere immaginato, può essere disegnato, se noi abbiamo una capacità di vedere lo stimolo da tanti punti di vista, riusciamo anche a memorizzarlo meglio. È un po' come se noi avessimo tanti punti di vista dello stesso stimolo, se avessimo un'esplorazione plurisensoriale dello stesso stimolo. Quindi la creatività è un prerequisito fondamentale anche per la memorizzazione, oltre che per essere appunto artisti, come si dice. Quindi oggi farete proprio, sperimenterete con Maria questi aspetti, quindi di brainstorming, di creatività, di associazioni libere, che sono utilissime questi aspetti proprio per la memorizzazione, per avere una mente sempre giovane, sempre vivace e pronta a memorizzare e a ricordare ciò che serve, quando serve. Mi sa che oggi ci divertiamo, infatti. Cioè... Esatto. Bene, allora vedo altre persone che saluto e io vi lascio lavorare, così okay. Avete tutta l'ora. Grazie. Buona serata a tutti, buon buona lavoro. Serata, dottoressa, grazie. Ok, allora abbiamo capito che con l'audio ci siamo e anche col video, quindi mi aggancio un po' a quello che vi ha già detto benissimo la dottoressa, quindi sul fatto che oggi dicevo proprio che ci divertiamo perché andiamo un po' a stuzzicare quegli aspetti delle nostre funzioni cognitive che passano un po' per la creatività, quindi per un tipo di pensiero che non è un pensiero standard, non è un pensiero convenzionale, ma va anche un po' a cambiare strada rispetto al solito. Quindi è un pensiero che viene chiamato divergente, proprio perché ci permette di vedere le cose in maniera diversa e anche poi di risolverle in maniera diversa. La dottoressa parlava appunto di applicare, quindi di utilizzare e sfruttare la nostra creatività per la memorizzazione. E lo faremo, e lo abbiamo anche un po' fatto, se ci riflettiamo insieme, negli scorsi appuntamenti, nelle scorse serate insieme, quando vi forzavo un po' a creare delle associazioni che non erano delle associazioni automatiche, nel senso che non erano facili da questo punto di vista, non erano già pronte lì, ma vi sfidavo un po' e vi chiedevo di forzare un po' la mano, o meglio la mente, per andare a creare, a capire come quelle due cose potessero andare assieme, due o più. Oltre che questo, che è quello che abbiamo già un po' fatto e che continueremo a fare anche oggi, ci tenevo anche a stuzzicare un po' la vostra creatività affinché voi riusciate a capire quanto è possibile, in quanti modi è possibile vedere una stessa cosa. Un problema può essere visto con sicuramente tantissime sfumature, soltanto che a volte semplicemente non ce ne accorgiamo perché stiamo guardando solo da una stessa direzione. Stiamo guardando ad una parte del quadrato, ma non stiamo guardando a tutto il resto. Questo vuol dire che spesso le nostre soluzioni ai problemi o anche quello che noi tendiamo a ricordare diventa un po' stereotipato, quindi ricordiamo sempre le stesse cose perché ormai quelle sono, non andiamo a sfruttare effettivamente quello che la visione di un problema a 360 gradi o di qualsiasi cosa a 360 gradi ci può dare. Quindi oggi assaporiamo un po' quella che può essere, quello che può essere l'aiuto e quindi effettivamente andare a capire quello che possiamo fare tramite la nostra creatività. Io comincerei subito. Allora, ditemi se ci siete, se ci sono dubbi, così cominciamo subito.
Scusate, ma la tecnologia non è oggi dalla mia parte. Ok, e stavamo rischiando di salutarci per via del mio computer scarico. Ok, allora, se non ci sono dubbi, io andrei subito a fare i primi esercizi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare adesso di mettere a dura prova un po' la nostra creatività. Nel senso che vi chiederò di fare delle associazioni un po' particolari. Quindi quello che andiamo a fare effettivamente è oggi allenare proprio la creatività, ok? Quindi andare ad allenare quel tipo di pensiero insolito. Poi cerchiamo di capire come questo tipo di pensiero può aiutarci nell'affrontare i problemi quotidiani. Allora, vi chiedo di ascoltarmi mentre vi dico una sola parola. Quindi avrete, e ve la scriverò così vi appare sullo schermo, quello che vi chiedo di fare è di scrivere o pensare, se non volete scrivere, scrivere in un foglio o scrivere anche direttamente nei commenti se avete voglia di condividerlo con tutti noi, di scrivere quante più parole secondo voi sono legate a quella parola che io vi do. Sono parole di uso comune, quindi non vi darò una parola che facilmente ci riporta a migliaia di altre parole, ma vi chiedo di essere creativi, quindi di non associare semplicemente la sedia con il tavolo, d'accordo? Ma cercare di creare delle associazioni creative. Per questo ho scelto delle parole che non si prestano troppo ad essere associate, non in maniera così facile o non comunque al di fuori di quello che può essere il loro campo di applicazione. Infatti, la prima parola per la quale vi darò 2 minuti in cui vi chiedo di scrivere, pensare quante più parole possibili associate a questa parola. Quindi non possiamo andare a scrivere delle parole che non ci stanno, dobbiamo andare a scrivere qualcosa che vi è associato. Il tipo di associazione però lo scegliete voi, quindi non è necessariamente un'associazione ovvia, scontata, ok? La prima parola infatti che vi do, dico infatti perché dico che non è una parola scontata o che si presta troppo ad associazioni, è la parola cancello. Faccio partire. Ho scritto cancella, cancello è la parola. Faccio partire 2 minuti, nel frattempo ve la mostro sullo schermo. Eccola lì. Ok, ripeto, per chi fosse arrivato adesso, dobbiamo concentrarci sulla parola cancello e andare a fare una sorta di brainstorming su questa parola. Quante parole riusciamo a trovarvi associate? Prendo il tempo, vi do solo 2 minuti. Ricordate che stiamo puntando alla vostra creatività. Quindi stiamo puntando al convenzionale, non voglio sentirvi dire soltanto chiave o ferro. Quindi vorrei che ognuno di voi andasse a cercare quante più parole possibili che riesce ad associare alla parola cancello. Non appena pensate di aver concluso, in realtà vi manca ancora un po' meno di 1 minuto, quindi vi consiglio di prendervi tutti i 2 minuti. Vedo che Maria ci ha già scritto, ok.
qualche secondo ancora. Ok, vedo che comunque avete già cominciato a scrivere. Allora, leggo un po', le parole che sono venute fuori. Vedo ad esempio chiusura, attesa, campanello, pianta rampicante, cane, castello, sogno. Ad esempio, mi incuriosisce, sogno e castello, quindi chiederei a Maria di spiegarci che tipo di associazione ha fatto. Poi leggo ingresso, allarme, villa, automazione, telecamere, gesso, grate, scorrevole, lavagna. Ad esempio mi incuriosisce lavagna, forse come cancellare. Lo faccio insieme a voi, eh. Poi leggo abitazione, ferro battuto, fori, scorrevole, apertura, sicurezza, ingresso, delimitazione, chiave, gomma, ferro, prigione, palazzo, recinzione. Ok. Come mai gomma, ad esempio? Vi chiedo un po' quelle che possono essere un po' più particolari, proprio perché vorrei che ci concentrassimo un po' più su quelle. Metalli, chiusure automatiche, gabbia, chiusura, villa, telecamera, isolamento, fregi, ferro, nero, casa, giardino, parco, stadio, cielo, ostacolo, porta, cane, altezza. Qui ad esempio mi incuriosisce cielo. E altezza. Valeria infatti mi dice cancello sulla lavagna, infatti anche gomma, Giuseppe ci dice da cancellare. Lucia ad esempio ci scrive vernice, ringhiera, sbarre, caldo, freddo, chiusura, apertura, ermetico, invalicabile, ferro, cromato, colorato, bianco, superabile. Yolanda ci scrive macello, fornello, bello, lucchetto, martello, recinto, chiusura, ferro, battuto, motore elettrico, ragnatele. Miriam ci scrive ostacolo, paradiso, sogno. Allora, sono contenta perché è successo quello che speravo, ovvero che molti di voi hanno anche inteso la parola cancello come prima persona del presente di cancellare, perché in realtà io non ho indicato che intendessi solo cancello come oggetto. Poi vi ho anche suggerito, ad esempio, vi ho detto non scrivere, facciamo in modo che tutti voi non scriviate solo chiave, ok? Quindi facevo un chiaro riferimento al cancello come oggetto, no? Però in realtà cancello può essere anche tante altre cose e vedo che avete anche colto questo aspetto qui. Quindi siamo andati un po' fuori dal verbale, dal primo significato che di solito ci viene in mente quando pensiamo a cancello e siamo andati un po', anche un po' oltre. Questo vuol dire che stiamo pensando in maniera diversa, quindi sono molto contenta. Maria ci dice che appunto al di là del cancello c'è un castello e quindi sogno, quindi ha fatto anche un po' quasi ha immaginato un po' una situazione, quasi una storia, no? Poi spesso guardando un cancello mi immagino oltre, spaziando nel cielo. Questo mi collega al fatto, questa è la spiegazione del perché avesse scritto cielo. Quello che mi incuriosiva, ed è il fatto stesso che non avete guardato la parola cancello solo nel suo significato letterale, quindi di cancello come oggetto che si utilizza per delimitare qualcosa, per permettere di chiudere o aprire, insomma, uno spazio, ma avete anche visto al di là di questo, non soltanto come interpretazione di un significato della parola diverso, ma anche come una sorta di quasi di parola simbolica, di significato simbolico, no? Quindi il cancello, qualcuno aveva scritto delimitazione, sicurezza.
Quindi quello che effettivamente significa, può significare per noi l'immagine di un cancello, no? Se io sono dentro ad un cancello probabilmente mi sento più sicura, ma allo stesso tempo delimitazione, quindi anche come limite. Quindi vedete che da una parola che in realtà, a parte avere anche un significato abbastanza limitato dal punto di vista proprio verbale e anche semantico, in realtà poi ci permette di spaziare in questo modo. Cancello, apertura, confine, estensione, luce, libertà, espansione, silenzio. E vedo anche la prospettiva diversa che avete utilizzato. Anche una stessa persona ha scritto confine, quindi si intende spesso un limite, no? Il confine. Però in realtà poi c'è libertà, c'è espansione e c'è anche silenzio, che è una di quelle che mi incuriosisce, quindi chiederei a Fabio di spiegarci perché silenzio. Però vedete che siete riusciti anche a guardare uno stesso oggetto nelle sue caratteristiche anche contrapposte, oggetto e concetto, nelle sue caratteristiche contrapposte. Quindi in base alla prospettiva che noi assumiamo, il cancello può essere aperto, può essere chiuso, e il cancello può essere libertà, se io me lo lascio alle spalle magari, o se semplicemente io lo apro, quindi dipende dalla situazione o comunque da quello che sto immaginando. Ma se io sono dentro al cancello, sicuramente mi dà senso di chiusura, per altri invece dà senso di sicurezza. Quindi questa in realtà è la tipologia di pensiero che dovremmo avere tutti i giorni fondamentalmente, quindi nell'affrontare, nel vedere un problema. Adesso andrei, allora vi tolgo la parola cancello. Yolanda dice che ha avuto in mente soprattutto parole in rima, perché questo spesso è dovuto dal fatto che la parola cancello, dal punto di vista proprio fonetico, nella ripetizione magari ci porta ad agganciare parole che hanno magari le stesse sillabe finali, o semplicemente per Yolanda è più facile associare dal punto di vista verbale una parola piuttosto che andare invece a trovare o a cercare qualcosa dal punto di vista semantico di significato. Allora, vi ho tolto la parola cancello e vi invito invece a ne stavo scegliendo una delle due, ma penso che ve le darò tutte e due, perché la prossima parola è ripostiglio. Allora, da quando la parola appare sullo schermo avete i classici 2 minuti. Eccoci qua. Ok. Stesso lavoro. Provate a sfruttare tutti i 2 minuti. Che magari arriva quella parola che poi vi era sfuggita. Avete ancora poco meno di 1 minuto, quindi c'è ancora abbastanza tempo.
Ok, ultimi 10 secondi, quindi cominciate magari anche ad inviare le vostre risposte o comunque tenetevi pronti per farlo. Ok, tempo scaduto. Vi lascio comunque la parola a ripostiglio sullo schermo perché continuiamo a parlarne, quindi ve la lascio lì. E chiedo a chi ha voglia di condividere quali sono le parole associate. Allora, Giuseppe ci dice scopa, segreti, ricordi, attrezzi, stretto, freddo, buio. Maria ci dice segreto, curiosità, ricordi, memoria, sorpresa, colori. Alessia ci dice buio, mensole, quadrato, oggetti, compressione, abbandono. E Mauri invece ci dice confusione, ricordi, famiglia, infanzia, vacanze. Mi sembra che, ok, continuo a leggere un po' le vostre risposte. Fabiola ci dice accumulo, trasloco, noia, riordino, cartoni, nascondiglio. Lucia ci dice appoggio, porta, necessario, ordinato, stanza del tutto. Ok, mentre magari arriva qualche altra risposta. È ovvio che anche in questo caso le prime parole che ci vengono in mente sono quelle che riguardano effettivamente il luogo del ripostiglio, quindi semplicemente qualcosa che lo va a caratterizzare, che lo descrive, no? Come stanza. Valeria ci scrive cassettiera, cianfrusaglie, scatole, ordine, disordine, buio e soffitta. Nel frattempo però qualcuno ha detto famiglia. Se noi pensiamo alla parola ripostiglio e io vi do un secondo per dirmi una parola associata, io penso che nessuno dica famiglia, perché siamo abituati, spesso anche dato dal fatto che in quel caso dobbiamo essere veloci, dobbiamo essere coerenti, di solito andiamo ad associare sempre ad utilizzare un tipo di pensiero abbastanza convenzionale, che ci serve, attenzione, che è assolutamente utile, che risolve i problemi spesso, ma non sempre. Questo tipo di pensiero qui ci porta a dire famiglia quando io vi chiedo di pensare alla parola ripostiglio, ci porta a dire ad esempio abbandono quando pensiamo al ripostiglio. È ovvio che poi riusciamo a capire perché Alessia ci fa questa associazione o perché Fabio ci ha scritto ad esempio focalizzazione o riflessione, però è anche vero che se non andiamo a stimolare appositamente questo tipo di pensiero, di solito lo lasciamo da parte. Di solito tendiamo invece ad utilizzare un tipo di pensiero che è più veloce, più comodo, più facile. E ripeto, è bene che sia così nella maggior parte dei casi o comunque in quelle soluzioni, in quei problemi per cui le soluzioni sono già state testate e continuano ad andare bene. Purtroppo, però, la vita di tutti i giorni spesso ci mette davanti dei problemi e non sempre le soluzioni che conosciamo sono quelle corrette. Per cui questa tipologia di pensiero qui che sto cercando di farvi un po' allenare è quella che ci permette di girare l'immagine e farcela vedere in un altro modo. Non dico che il problema scompare, però ci permette di conoscere un'altra cosa, un altro aspetto che invece ci può fare avere una soluzione più brillante, più originale o semplicemente un'altra soluzione, una in più, che non fa mai male. Leggo anche Elena che ci scrive scope, scopettone, Natale, Natale messo via, cose in attesa di essere fatte, caos. Quindi anche qui, ad esempio, Natale, come mai Natale? Caos, perché c'è anche chi, come prima, non ho letto Yolanda, me l'ero saltata, e anche Fabio, armadio, sgabuzzino, soffitta, cianfrusaglie, ingombro, sgombero, nascondiglio. Buio, asfissia, porta. Fabio invece ci scrive luogo, archivio, focalizzazione, riflessione, osservazione, analisi, ridefinizione e ricollocazione. Sembra quasi che Fabio abbia a che fare nella propria vita con degli archivi e degli aspetti che lo portano, ad esempio, ad analizzare un luogo come ripostiglio in virtù di una osservazione, poi di un'analisi,
di una ridefinizione, di una ricollocazione. Sembra quasi abbia seguito anche un po' delle fasi, no? Che è bellissimo perché abbiamo utilizzato le nostre esperienze e le abbiamo messe al servizio della nostra creatività. Quindi magari non è così, o magari invece Fabio ha a che fare con questo tipo di attività più volte nella sua settimana, durante il giorno, e quindi è andato a reinserirle all'interno del ripostiglio. E quindi non dobbiamo pensare al pensiero divergente, al pensiero laterale, chiamiamolo un po' come vogliamo, perché questi sono i termini più diffusi, come a qualcosa che va completamente fuori da tutto quello che ci appartiene. In realtà, il pensiero divergente, per essere utile all'interno della nostra quotidianità, e per essere utilizzato per risolvere un problema, deve essere integrato con noi, con quello che siamo, con quello che facciamo. Quindi non consideriamo la creatività sempre come qualcosa di strano, di fuori dalla nostra portata, perché io non sono creativo, non sono un artista, perché la creatività in realtà a volte è anche solo semplicemente pensare quello che pensiamo sempre, ma solo da un'altra prospettiva. Elisa ci spiega Natale, ci dice che nel suo ripostiglio ha l'albero di Natale nello scatolone per gli altri 11 mesi dell'anno, quindi per quel mese in cui lo mette fuori, gli fa prendere un po' d'aria, per il resto per lei il ripostiglio vuol dire albero di Natale. Siccome ci tengo a fare anche le altre due tipologie di esercizio, vi lascio, quindi tolgo ripostiglio, quindi adesso cambiamo tipologia più o meno di esercizio, però vi do un'altra parola sulla quale vi invito a riflettere da soli, quando ci sentiremo o quando avrete voglia, per allenare questo tipo di pensiero, e vedrete che vi stupirete anche quasi da soli per quello che riuscite ad associare. Vi lascio la parola mensola, facilissima, semplice, di uso comune. Quello che vi chiedo di fare, quindi se volete anche scriverlo proprio come compito, anche di farlo una volta a settimana, fatelo una volta al giorno se lo preferite, se vi piace farlo, perché vi assicuro che man mano, quando vi ritroverete poi ad affrontare un problema, direte: forse riesco a vedere la cosa in un'altra prospettiva, e questo potrà essere molto d'aiuto. Quindi vi assegno la parola mensola, che è una parola per la quale dovrete cercare, datevi sempre un po' un tempo, semplicemente perché magari poi andiamo a spaziare troppo e alla fine non diventa neanche troppo funzionale a quello che ci serve, però datevi magari anche non 2 minuti, io ho dovuto riadattare anche un po' per una questione di tempistica, ma anche fossero 3, 3 e mezzo, cerchiamo di trovare quante più parole possibili. E un'altra cosa che potete fare poi è giocare con quelle parole e cercare di creare delle frasi, delle storie, quello che abbiamo un po' fatto prima, perché nel frattempo, se vogliamo allenare la nostra memoria, poi possiamo anche chiederci di ricordarcele. Ma oggi vi lascio un po' più tranquilli sugli esercizi di memoria, cerchiamo di allenare la creatività. Adesso vi darò invece un oggetto di uso comune. Vedrete che sono degli oggetti assolutamente utilizzati da tutti voi, almeno quasi almeno una volta al giorno, sicuramente. Quello che vi chiedo di fare è di scrivere, anche qui potete scriverlo in un foglio, potete scriverlo nella vostra mente, quindi semplicemente tenerlo a mente e pensarci, oppure se avete piacere di scrivermelo qui nei commenti, di scrivere tutti gli usi di questo oggetto che vi vengono in mente. È chiaro che immaginerete che la mia richiesta è quella di provare ad immaginare tutti i possibili usi. Partiremo sicuramente da quelli standard quotidiani che utilizziamo, ma proviamo ad andare oltre. Proviamo ad immaginare anche situazioni particolari in cui una penna può esserci utile. La prima parola è proprio penna. Ve la metto qua sullo schermo. Quindi scrivete tutti gli usi possibili che vi vengono in mente per la parola penna.
Ok, vedo che Valeria ci ha già scritto. Cercate di scriverne il più possibile. Per ora Valeria non leggo quello che hai scritto perché non voglio suggerire agli altri. Sorrido perché ho letto quello che ci ha scritto Patrizia, ma lo condivido con tutti voi che spero non lo state leggendo, altrimenti mi fate suggerire un consiglio di moda da Patrizia, quindi io lo condivido con tutti voi dopo. Cercate di trovare più utilizzi, quindi non andate solo a ricercare, so che vi ho un po' condizionati sul fatto di pensare in maniera originale, di guardare una cosa da un'altra prospettiva, però mettiamoci anche gli usi comuni, no? Quindi banalmente, non voglio suggerirvelo, ma chiunque sa che la penna serve per scrivere, quindi scrivere è uno degli utilizzi della penna, il principale, però da quello pian piano andiamo a cercare qualcosa che è un po' più particolare. Ok. Io sorrido sempre perché vi state veramente impegnando sulla creatività e ho un po' di domande a proposito. Ok, aspetto qualche altra risposta e poi comincio a leggere quelle che mi avete già mandato, che mi stanno anche dando un po' di idee. Ok, comincio a leggere qualcosa. Spero che chi sta ancora mandando non scopiazzi da quello che sto leggendo. Allora, cominciamo da Valeria che ci scrive fermaglio per capelli, quindi abbiamo già un utilizzo sicuramente un po' meno convenzionale. Poi abbiamo Patrizia che all'inizio qui dicevo che sorridevo per questo consiglio di moda, penna sulla spilla o nel cappello, poi precisa dicendo ovviamente non la biro. Elisa ci dice scrivere, annotare, tratteggiare, ombreggiare, acconciare i capelli, fare trucchi di magia e specifica con una penna molle perché con questa è un po' più complicato. Rotolare, non ho capito se per rotolare intendi che possiamo fare questo oppure qualcos'altro che eventualmente ti chiedo di spiegarmi. Quindi rotolare, sostenere burattini da dito, ginnastica per le articolazioni delle mani. E qui consiglio per tutti, ci dà la nostra Elisa, ci dà questo fantastico consiglio, cioè utilizzare la penna, giocherellare con la penna. Per allenare un po' l'articolazione delle mani. Patrizia ci dice che la usa anche per fare delle righe dritte quando alla lavagna deve fare le perpendicolari per i suoi alunni. Quindi questo è un uso sicuramente non convenzionale, anche perché dove sta anche l'originalità?
c'è qualcosa, esiste qualcosa che serve per fare le linee dritte. Abbiamo i righelli e ci siamo, no? Qual è l'utilizzo, però? Qual è la funzione di tutto quello che stiamo facendo? È cercare di darci delle soluzioni quando certe cose vengono a mancare, che può essere la soluzione che viene a mancare, o magari degli altri oggetti. Quindi io non penso che Patrizia non possa andare a recuperare prima o poi un righello, però in quel momento in cui si trova, la immaginiamo, ti immaginiamo, Patrizia, la lavagna, in cui sta spiegando una cosa anche abbastanza magari complicata e ha lì tutta l'attenzione dei suoi alunni, non può andare via e dire vado a cercare un righello. E non è un problema grave, potrebbe anche farlo, però quello che ci permette di fare la creatività o questo tipo di pensiero divergente, di questo tipo di pensiero laterale, è quello di risolvere anche piccoli problemi, problemi di questo tipo, anche semplicemente colmare delle piccole mancanze. Quindi, se non c'ho il righello, uso la penna. Bene, Patrizia. Alessia ci dice appunti, lista della spesa, sostegno per capelli. Questo tutte le donne mi sa che abbiamo usato una penna per sostegno per capelli. Disegni, regalo, collezione, una cosa, un uso che effettivamente non era stato citato, e poi scrivere come un uso abbastanza comune, o firmare, o anche sia il regalo che la collezione sono degli usi, cioè se io vi dicessi pensate ad una collezione, magari la penna si sì, arriva, però arriva un po' dopo, ed è questo proprio che stiamo cercando di sfruttare. Poi Yolanda ci scrive, scrivere, penna di piuma sul cappello degli alpini, oppure per legare i capelli, usarla come cerbottana, bolle di sapone, riciclo. Bolle di sapone? Non lo conoscevo, Yolanda, brava. Riciclo, brava. Incollare per fare delle cornici, disegnare, scarabocchiare o come cannuccia, perché se noi smontiamo tutto, effettivamente è un tubicino, diventa un tubicino simile ad una cannuccia. Per il cappello ci dice Giuseppe, poi digitale, scrittura per il disegno. Digitale cosa intendi, Giuseppe? Forse il tipo di penna digitale, quindi in quel caso non è tanto un uso, ma una tipologia di penna diversa. Continuo a leggervi. Allora, la usavo per arrotolare il nastro uscito dalle musicassette. È vero, niente di più comodo della penna. Lucia ci scrive appunti, firma, capelli, maglietta, tasca, dita, manualità, mano, espressione, libro, comunicazione, giocare. Qui abbiamo più creato delle associazioni sulla parola piuttosto che magari l'uso, però ognuna di queste parole ci porta comunque ad un uso. Segna libro, nessuno l'aveva detto, vero? Lo facciamo senza accorgercene, ma la penna è uno dei segnalibri più utilizzati. Porta anelli. Brava Maria, ferma capelli, puntale e gioco. Poi Fabio ci scrive penna per scrivere, disegnare, misurare, giocare e costruire. Elisa ci svela anche il trucco e ci dice che il trucco è farla muovere velocemente così sembra molle. Effettivamente mi ricordo che da piccola qualcosa mi era stata fatta del genere. Scrivere, disegnare, misurare, giocare, costruire, mangiucchiare il cappuccio come antiansia. Quindi qui Valeria ci dà anche un consiglio su come combattere lo stress. Bene, però è vero, alzi la mano chi non l'ha mai fatto. Durante la preparazione di un esame, ci dice anche Valeria, quindi anche molto specifica. Ok, come tubo, ok, penna digitale era quello che infatti Giuseppe ci diceva. Ok, visto che temo che non abbiamo tempo per fare altre tipologie di queste, vi lascio le altre tre parole che avevo preparato per voi, così da poter fare la terza tipologia di esercizio che ho piacere di fare insieme. Allora, vi tolgo dallo schermo questa penna. Ok, le altre tre parole di cui vi chiedo di provare ad immaginare, a scrivere, ad immaginare tutti gli usi che vi vengono in mente, sono fazzoletta, fazzoletto, piatto,
e sedia, quindi vi assegno altre tre parole per casa. Stavolta però scrivete che il compito non è quello di scrivere quante più parole possibili come per mensola, ma piuttosto quello di scrivere tutti gli usi possibili di questi oggetti, ovvero fazzoletto, piatto e sedia. Quindi sono anche qui oggetti di uso assolutamente comune, ma che potrebbero rivelarsi. Anche potrebbero rivelare dei loro lati nascosti. Invece, quello che vi chiedo di fare negli ultimi 10 minuti che ci restano, è di, allora, io vi do due parole. Queste due parole lo facciamo in due modi, con due parole astratte, e lì forse paradossalmente potrebbe anche venirvi più facile, quindi lo lasciamo per dopo, cominciamo col difficile. Vi do due parole di uso comune. E dovete cercare di trovare un'associazione tra queste due parole. Potrebbe essere un uso insieme, potrebbe essere una situazione in cui per qualche motivo queste due parole si trovano assieme. Può essere qualsiasi cosa. Vi chiedo di provare a scrivere che cosa possono avere a che fare insieme queste due parole che vi dico io. E le prime due parole sono porta e cucchiaio. Eccole qua. Cerchiamo di capire come possiamo mettere in relazione una porta e un cucchiaio. Io sorrido sempre per le vostre risposte, perché comincio a leggere le vostre risposte che sono bellissime. Viste le risposte che sto vedendo, proviamo ad andare anche, perché sono contenta che lo abbiate fatto anche tanto dal punto di vista verbale, quindi associando proprio le parole. Cerchiamo di farlo anche considerando la porta come una porta e non come un po' il verbo portare. Perché questo è un modo, ma sfidiamoci ad andare ad utilizzarne anche altri. Nel frattempo vi leggo un po' le risposte così capite cosa intendevo. Ad esempio, Patrizia ci scrive come porta cucchiai, no? Giustamente dal punto di vista verbale, ha abbinato questi due termini ed effettivamente li abbiamo messi in relazione.
Maria ci scrive: l'uso del cucchiaio come fermaporta. Questo va più nell'altro modo, quindi quando vi ho detto considerate proprio la porta come una porta. E in questo caso, appunto, Maria dice: utilizzo il cucchiaio come fermaporta, e quindi li mettiamo in relazione tramite l'uso del cucchiaio. Valeria ci scrive che il cucchiaio si porta alla bocca il cibo, con il cucchiaio si porta alla bocca il cibo. Quindi anche qui abbiamo fatto più un'associazione, li abbiamo messi in relazione mettendoli nella stessa frase, sfruttando la parola porta come verbo portare. Fabio ci dice porta il cucchiaio, quindi ha l'immagine di strumenti di passaggio e di evoluzione nello spazio e nel tempo. Qui andiamo anche nella metafisica. Allora, lo devo rileggere perché quasi non mi sono persa anch'io. Allora, è un'immagine di strumenti di passaggio e di evoluzione nello spazio e nel tempo. Quindi immaginata come quasi una porta, dimmi se ho capito male, aspetto eventuali correzioni. Giuseppe ci dice cena e oscuramento, foro della chiave. Ok, però non ho capito come sono messi in relazione. Cercate di farmi proprio la frase. Alessia ci scrive aprire la porta per prendere il cucchiaio in cucina. In questo caso abbiamo associato la parola porta in quanto oggetto e il cucchiaio. Quindi Alessia ha preferito più immaginare una situazione in cui coesistono la porta e il cucchiaio. Ok, Giuseppe ci dice curvatura dello spazio. Avete visto che avevo ragione a sorridere perché le vostre risposte sono bellissime. Maria ci scrive gancio a forma di cucchiaio per bussare alla porta, come ad esempio i ganci tondi delle porte delle ville americane. Qui abbiamo costruito quasi un nuovo arnese. Ecco, Giuseppe ci chiarisce che è proprio utilizzare il cucchiaio durante, quindi come oscuramento del foro per evitare di quello della porta, insomma, per impedire la visione dall'esterno. Questo è un consiglio per mantenerci segreti. Ok, allora, come immaginavo è stato veramente divertente. Non è stato per me, spero lo sia stato anche per voi. Divertente non perché le vostre risposte siano state strane, assurde o cose del genere, ma è stato divertente perché questo ci fa capire quali sono effettivamente le nostre possibilità o le possibilità della nostra mente. Perché, come dicevo all'inizio, quando vi viene chiesto di rispondere a delle domande, di portare avanti dei compiti, di completarli, di risolverli, spesso andiamo ad imporre un po' un limite a quelli che sono i nostri pensieri o le possibilità della nostra mente, perché stiamo un po' sulla comfort zone, quindi su quella zona un po' sicura che ci permette di dire ok, risolvo la situazione, va bene così. Invece in realtà, al di là poi della risoluzione del problema, comunque bisogna sempre allenare anche un tipo di pensiero che è diverso, perché come il caso di Patrizia che ci raccontava dei suoi alunni, quindi la risoluzione di una situazione non dico banale, ma dico quotidiana, dico semplice, si può poi arrivare ad avere questo tipo di pensiero talmente tanto, non dico radicato, ma quanto più allenato, in modo da veramente provare a risolvere un problema anche più importante, che può essere al lavoro, che può essere personale. Quindi semplicemente il mio invito è quello di cercare di sfruttare sempre di più questo pensiero e lo facciamo anche, cioè facciamo in modo che la creatività sia al servizio della nostra memoria, del nostro problem solving, della nostra presa di decisione, quindi facciamo in modo che veramente venga quasi sfruttata, no? Da tutte queste altre nostre abilità.
E infatti Giuseppe, scusate se mi inserisco con la lettura dei commenti, ci dice una porta spazio-temporale, quindi era tutto un discorso che lui ci ha fatto in maniera un po' sganciata, ma avevamo allora capito bene, quindi questa sorta di porta spazio-temporale. Quindi io, come al solito, oltre che ringraziarvi, oggi eravamo in tanti, sono contenta perché questo ci permette anche di avere uno scambio, no? Un confronto. E prima di salutarci devo leggervi Yolanda che ci ha scritto un sacco di roba, non posso ignorarla. Ma ci ha fatto già fazzoletto lei, è andata all'altra attività, ci ha fatto fazzoletto, piatto e sedia. Bene. Fazzoletto ruba bandiera per il gioco, legare sopra una ferita sul dito, sul polso, annodare a mo' di piccola, aspettate che è andato via, di piccola bisaccia, piatto come sottopentola per fare un cerchio, base di portafiori, dipinto, portalampada, sottovaso, la sedia invece come gioco per bambini, il cucchiaio invece, cucchiaio e porta erano un altro esercizio, ma mi sa che Yolanda ci ha forse perso un attimo, ma hai comunque assolutamente allenato la tua creatività. Fabio ci scrive che la porta del cucchiaio ci chiarisce un po', la sua risposta era anche questa, quella un po' metafisica. La porta del cucchiaio sono strumenti che indicano due tipi di passaggio, lo strumento di passaggio per varcare nello spazio le due dimensioni e lo strumento di passaggio del cibo, quindi il cucchiaio, per l'energia vitale. Quindi sono entrambi due strumenti di evoluzione. Questa è un'analisi molto molto dettagliata, sono contenta, ripeto, sono contenta perché vi siete davvero messi alla prova e questo è veramente bello, e dicevo che è bello quando riusciamo ad avere questo scambio perché riuscite a leggere tutti i commenti degli altri e penso che ognuno riesce a prendere un po' di qualcosa e a dare un po' di qualcosa. Vi ringrazio di nuovo, vi lascio sempre con la nostra call to action che è Drive Your Mind, quindi fate in modo che siate voi sempre a guidare la vostra mente metteteci sempre un pizzico di creatività anche quando sembra non servire, perché in realtà semplicemente ci apre un po' ad altre possibilità. Vi lascio sullo schermo quello che noi di solito facciamo per aiutarvi, ma sapete che abbiamo tantissimi altri nostri servizi, ma siamo assolutamente sempre disponibili anche solo per scambiare due parole insieme e per conoscerci. E con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo terzo giovedì del mese, quindi non dimenticatelo, con la prossima palestra cognitiva. Grazie mille a tutti.